Quest'oggi andiamo alla scoperta di un sito particolare che si trova in Piemonte nel Parco Naturale Orsera Rocciavrè nella Val Chisone. Nella parlata locale il luogo è identificato come Crodalairi, che alcuni autori traducono come la fossa, l'avvallamento dei ladri. Si tratta di una grande roccia appoggiata al terreno con una faccia piana leggermente inclinata verso valle. Quando l'abbiamo vista la prima volta, siamo rimasti sorpresi dalle figure composte dai giochi di chiaroscuro creati dalla luce radente. A prima vista sembrano rami di un albero con appesi dei frutti. A mano che ci avviciniamo, però, la nostra prima impressione si trasforma in qualcosa di più concreto. 1, 2, 10 canali incisi nella dura roccia collegano fra loro diverse tazze rotonde di dimensioni diverse scavate anch'esse sulla faccia rocciosa. Di che cosa si tratta? Chi le ha realizzate e perché? La natura, per quanto possa essere affascinante e complessa, da sola non può aver realizzato questo piccolo spettacolo. È certamente intervenuta la mano dell'uomo o di più uomini che hanno plasmato la superficie, lasciandoci una incisione rupestre. Gli specialisti del settore definiscono questi manufatti rotondi come coppelle e ne possiamo trovare in tantissime altre località più o meno famose. Difficile è risalire al loro significato, che si perde nella notte dei tempi, ma le principali interpretazioni degli studiosi si rifanno a culti arcaici, legati alla natura, alla vita o alla morte. Certamente non è facile datare e spiegare con certezza ogni singola coppella. E l'incisione che stiamo analizzando è proprio uno di questi casi che suscitano le passioni degli studiosi. Infatti, molte voci raccontano che in un tempo non così lontano coloro che frequentavano questo luogo si sarebbero dilettati a realizzare coppelle e canali semplicemente per ingannare un po' il tempo che qui dovevano trascorrere. I pareri si rincorrono e in alcuni casi divergono, dimostrando che dare delle spiegazioni condivise da tutti non è così semplice. Noi, aspettando che la questione si dipani, comunque rimaniamo ammirati di fronte alla maestria della realizzazione, così come ci pare opportuno annotare la sorpresa che ci coglie tutte le volte che un particolare, un dettaglio, ci permette di conoscere una storia nuova.